Lo staff medico della Pistoiese ha rimesso in piedi i giocatori Calvano e Falzerano, usciti malconci dal match contro la Lucchese, e giovedì hanno partecipato alla partitella con l'auto di metà settimana, disputata vinta per 5-0 contro il Cenaia, squadra che partecipa al campionato d'eccellenza. L'allenatore Lucarelli ha provato nei due tempi schieramenti diversi per trovare la quadratura del cerchio in previsione dell'assenza di Romeo contro il Pontedera. Una delle soluzioni possibili sembra la conferma di Domenico Mungo, che a Lucca ha segnato il gol partita. È partito tutto da una punizione laterale di Frascatore, a messa in mezzo. Noi logicamente era la fine, eravamo tutti in area, e questa palla è stata respinta, è arrivata fuori a me che ero da solo, e ho calciato per far gol di piatto e mi è venuto sotto l'incrocio. Che cosa hai provato in quel momento? È un'emozione grande, anche perché e la prima vittoria fuori casa, poi in un derby al 93esimo, e entrando dalla panchina, penso sia una cosa bellissima. Voltiamo pagina e pensiamo a domenica prossima, che siete chiamati a disputare il terzo derby consecutivo ospitando al Melani il Pontedera, una delle formazioni più importanti del girone. Si annuncia una sfida molto combattuta. Come la state preparando? Prepariamo nel migliore dei modi, come alla fine tutte le altre partite, sapendo che è una buona squadra, che anche loro sono lassù in alto. Ma tatticamente la dovete impostare in una maniera diversa, perché loro giocano con 5 centrocampisti, 2 attaccanti, 3 difensori. Vabbè, ma tanto noi abbiamo giocato sia col 3-5-2, con il 3-4-3, 4-3-3, e alla fine abbiamo provato tutti i moduli e il mister saprà bene cosa fare. Se giochi, giocherai naturalmente più avanti come sempre, e quindi ti potrebbe capitare anche la palla buona per bissare il gol di Lucca. Magari. E dove mette il mister gioco? Davanti, mezzala, l'importante è giocare.